Bentrovati all'appuntamento con Icaro TG, guardiamo quali sono le notizie principali di oggi. Coronavirus, tre casi di positività in regione, a Piacenza, tutti legati al focolaio in Lombardia. Massima attenzione, ma niente psicosi. Intervista al presidente dell'Ordine dei Medici. Il ponte di Tiberio chiuso alle auto per 6 mesi, la nuova sperimentazione, annunciata dall'amministrazione, scatterà a Pasqua. Commercio in crisi, in 10 anni 142 negozi chiusi nel solo comune di Rimini. Federmoda lancia un'iniziativa, vetrine spente per 10 minuti per sensibilizzare la politica. Calcio 0-0 per il Rimini sul campo della Virtus Verona, quarto risultato utile consecutivo per i biancorossi. E apriamo parlando di coronavirus. Aumentano i casi in Italia, tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Tra la serata di ieri e la mattina odierna si sono registrati anche i primi due decessi, due persone anziane già affette da precedenti patologie. All'ospedale di Piacenza sono tre le persone risultate positive al tampone, tutti venuti in contatto con il focolaio che si è sviluppato in Lombardia. Non risultano invece, in base all'ultimo bollettino diffuso dalla regione, casi di emiliano-romagnoli contagiati. Si alza però il livello di attenzione. A tutti i pazienti affetti da polmonite ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della regione sarà effettuato il test per il coronavirus. Lo ha deciso la cabina di regia voluta dal presidente Bonaccini. Da Riccione, intanto, il sindaco Tosi invita i colleghi degli altri comuni e tutte le istituzioni del territorio ad incontrarsi sotto il coordinamento della prefettura per consolidare, unire le forze e attenzionare quindi il territorio a tutela principalmente della salute pubblica e dell'economia locale. Intanto dagli addetti ai lavori arriva l'invito a tenere la guardia alta, ma evitando però le psicosi. Ne abbiamo parlato col presidente dell'Ordine dei Medici di Rimini, Maurizio Grossi. Casi ci sono perché è indubbiamente il virus arrivato anche in Italia, è un focolaio molto circoscritto, i provvedimenti messi in atto dalle strutture e dalle organizzazioni sanitarie della Lombardia e dello stesso Ministro della Salute sono secondo me idonee questi provvedimenti per limitare il contagio, quindi per circoscriverlo, ecco, per tenerlo limitato a questo territorio. Quindi al momento la situazione, come si suol dire, sembra molto sotto controllo. Sicuramente la Regione Emilia-Romagna ha un piano da attuare qualora si presentassero dei casi sul nostro territorio. Già è attivato in ogni ASL una sorta di riferimento con delle indicazioni date anche ai medici di medicina generale su come comportarsi. Poi teniamo presente che questo è un coronavirus, è un virus mutato di un ceppo già conosciuto, sappiamo più o meno come si trasmettono, sappiamo anche quelli che sono tutti i provvedimenti igienici e sanitari per circoscrivere, per limitare il contagio. Praticamente quelli che mettiamo in atto nelle epidemie anche influenzali, quindi lavarsi le mani, chi è ammalato cercare di rimanere più isolato possibile, tenere lontane le persone più fragili da quelli che possono essere fonti di contagio, sono tutti provvedimenti semplici, validi in qualsiasi epidemia virale, perché ricordiamo che questo è un virus e come tutti gli altri virus ha determinati modi di comportarsi e di diffondersi. Si presume che sia un virus che in una persona adulta sana si riesce in un qualche modo a dominare le difese dell'organismo con degli antivirali generici, si riesce a combattere. Cosa diversa se questa infezione, come poi capita anche nelle infezioni influenzali, colpisce persone già defedate, quindi i grandi anziani, i primi mesi di vita, persone che hanno patologie concomitanti con delle difese immunitarie già compromesse. Ecco, lì può diventare pericoloso per la vita, ma sono pericolosi per la vita anche i virus dell'influenza. Non per niente c'è una campagna vaccinale contro l'influenza, proprio perché lo stesso virus influenzale è un virus capace di provocare la morte di persone che hanno già concomitanti patologie.
E purtroppo dilaga però la psicosi da coronavirus. Questa mattina il Frecciarossa 9406, proveniente da Napoli e diretto a Venezia Santa Lucia, è rimasto fermo alla stazione di Bologna per più di un'ora perché alcuni passeggeri della carrozza 9 hanno preteso che una comitiva di asiatici che si trovava in quel vagone e che indossava la mascherina fosse controllata. Il timore era che potessero essere infetti. Una donna in particolare avrebbe avuto una tosse insistente. Il capotreno è stato costretto a fermare il Frecciarossa, arrivato a Bologna alle 10:03, e ad allertare la Polfer e il personale sanitario. I controlli effettuati dai medici sui passeggeri asiatici hanno dato esito negativo. Nessuno di loro aveva la febbre o presentava sintomi ricollegabili al coronavirus. Riportata la situazione alla calma, il Frecciarossa è ripartito con oltre 70 minuti di ritardo. Cambiamo adesso argomento. Stop alle auto sul ponte di Tiberio a Rimini a partire dall'11 aprile fino a dicembre. A dare l'annuncio è l'assessore alla mobilità Roberta Frisoni. 6 mesi di sperimentazione che fanno seguito alle 2 settimane nelle scorse festività natalizie. Il periodo primaverile ed estivo è stato scelto perché è ritenuto meno impattante sulla viabilità. Con la chiusura del ponte, il traffico in arrivo da nord imboccherà via Matteotti per proseguire poi su via Bastioni Settentrionali o all'altezza della rotatoria davanti a Navigare Necesse, proseguire sull'asse del Filadritto. Resta poi in programma anche il ponte sul Marecchia, all'altezza del Lobi, che una volta realizzato servirà ad evitare che il traffico proveniente da Viserba si incanali in direzione San Giuliano. Prosegue la moria di piccoli negozi nella Riminese. Lo studio Imprese e Città della Confcommercio evidenzia nel solo comune di Rimini 142 attività chiuse negli ultimi 10 anni. In particolare sofferenza il centro storico e da Federmoda arriva l'idea di un'iniziativa per far capire come sarebbero le città con tutte le serrande abbassate. 2024 imprese del commercio al dettaglio attive nel comune di Rimini al 31 dicembre 2019, 777 in centro, 1247 fuori. Questo è il dato di partenza dello studio elaborato dalla Confcommercio. Rispetto al 2008 si sono abbassate 142 serrande, 17 in centro storico, a testimonianza di una crisi che ha radici ben piantate nel tempo. Ma a preoccupare sono altri numeri. Se infatti fino al 2016 in centro erano addirittura aumentate di 3 unità le attività aperte, negli ultimi 3 anni si sono registrate ben 20 chiusure. Le uniche imprese che crescono in centro sono farmacie e attività specializzate in informatica e telecomunicazioni. Su tutto il territorio aumentano invece le attività del commercio online. Una crisi dei centri storici, le cui cause, secondo il presidente provinciale di Confcommercio Indino, sono da ricercare negli elevati costi di gestione legati alla tassazione, negli affitti elevati e nella burocrazia opprimente. Per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla gravità della situazione e far capire quanto siano importanti i negozi per impedire anche il degrado dei centri, Federmoda lancia un'iniziativa: vetrine e insegne spente per 9 minuti dalle 18 alle 18:09 di un sabato o una domenica. Voi immaginate una città, un paese, adesso Rimini è molto grande, ma pensate i nostri borghi con le luci spente dei bar, dei ristoranti e dei negozi. Cosa potrebbe accadere? E questa è la provocazione. Allora noi sensibilizziamo la politica, perché l'unica cosa che è stata fatta in questi 10 anni è di aumentare le tasse in maniera sensibile. Noi commercianti, noi artigiani, noi pubblici esercizi non siamo il bancomat per la politica. L'ultima idea è stata questa qui, lo scontrino fiscale, che abbiamo dovuto cambiare tutti i registratori di cassa perché noi sembravamo quelli, l'Italia non riparte perché l'evasore in primis è il commerciante. Non è così, non è il commerciante, non è la piccola impresa e non è il pubblico esercizio. Il 95% delle imprese che ci sono in Italia sono quelle con meno di 10 dipendenti, e che noi creiamo un fatturato di oltre 220 miliardi di euro e diamo lavoro alle microimprese a oltre 7 milioni di persone, quasi 8 milioni di cittadini. Torniamo a parlare anche di trasporto pubblico. Dopo le decine di corse saltate negli ultimi giorni a causa dello stop agli straordinari degli autisti, ieri Start ha precettato i dipendenti e oggi il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Rimini si è svolto regolarmente. Nonostante il richiamo alla responsabilità da parte dell'azienda, l'avvertenza resta tesa con i lavoratori che lamentano 6.000 giornate tra ferie e permessi non goduti. Il 26 febbraio dovrebbe esserci l'incontro tra Start e i sindacati. L'assessore alla mobilità del comune di Rimini, Roberta Frisoni, in un post su Facebook definisce complessa e delicata la vertenza, ma afferma che deve essere affrontata con gli strumenti legittimi di negoziazione e opportuna comunicazione. Non è accettabile, spiega, assistere a quello che si è verificato nei giorni scorsi, con corse saltate e cancellate improvvisamente.
Si è svolto ieri a Cervia il congresso di Confcooperative Rimini e Ravenna, che ha visto l'elezione di cariche e organismi. E un anno dopo l'annuncio della fusione riminese Ravennate, la prospettiva di una realtà che abbracci tutta la Romagna si fa più vicina. Il congresso di Confcooperative Ravenna-Rimini del 21 febbraio a Cervia, il primo dalla fusione delle due unioni di confcooperative territoriali, ha proposto un momento di confronto pubblico e a seguire l'elezione del nuovo consiglio e dei nuovi organismi di una realtà che comprende 385 imprese associate, 123.548 soci, 15.242 occupati, di cui circa la metà donne. Ma dal palco dell'Hotel Dante il rieletto presidente Luca Bracci ha annunciato anche la nuova fase del processo destinato a portare alla creazione di un unico soggetto romagnolo che metta insieme le organizzazioni di Ravenna, Rimini e Forlì Cesena. È sempre un cammino in evoluzione. E la prossima tappa è la costituzione proprio della Confcooperative Romagna. Noi oggi, davanti alle sfide che abbiamo, abbiamo bisogno assolutamente di un ente, di un'associazione Confcooperative più grande, più forte, più solida, più sostenibile, più rappresentativa per rappresentare al meglio gli interessi delle nostre associate, in quello che sono le nuove sfide che vengono avanti. Il futuro vede un indirizzo delle politiche, soprattutto europee, verso parametri diversi che vanno anche oltre quello che è il PIL, quello che è definito il benessere, benessere ecosostenibile, quindi parametri che devono tenere in considerazione la qualità della vita. Unioni solide che hanno deciso un percorso virtuoso di integrazione per dare di più, per dare più servizi alle cooperative, per essere più vicine al territorio, per essere più sensibili ai bisogni delle comunità, per riuscire anche a fare più promozione cooperativa, più integrazione sui servizi, più capacità di innovazione sociale. Noi siamo molto contenti come settore sociale perché forse siamo la federazione che si chiama Fede Solidarietà, che è appunto la federazione sociale di Confcooperative, che già da diversi anni lavora insieme con un coordinamento molto forte addirittura fra le tre province, Rimini, Ravenna e Forlì Cesena. Andando verso, appunto, stiamo andando in maniera importante verso la costituzione di Confcooperative Romagna delle tre province, siamo molto contenti perché viene proprio valorizzato anche il nostro lavoro di questi anni di stare comunque tutti insieme, perché i bisogni sono del territorio, che è un territorio omogeneo, e ci sono già strutture tipo l'ASL Romagna che sono già di area Romagna, e quindi serve avere una rappresentanza anche politica forte con questi enti territoriali che sono ormai degli enti molto grossi e che coprono già le tre province. Rimini si candida ad ospitare il congresso nazionale Lions 2022. Ieri sera sei Lions Club del territorio si sono ritrovati a Rimini per incontrare il direttore internazionale Elena Piani, che ha relazionato su dove vogliamo andare e come. L'iniziativa nasce dall'unione, dalla voglia di sette club della zona della provincia di Rimini di stare insieme e di organizzare un evento a livello lionistico importantissimo, dove sono presenti le massime cariche, le massime autorità del nostro mondo lionistico. L'ospite di questa sera è il prossimo direttore internazionale del Lions, che parlerà esattamente di quello che è il lionismo e ci spiegherà la voglia e l'opportunità di unire le forze per raggiungere l'obiettivo che per i Lions è sempre comunque la solidarietà e l'aiuto nei confronti degli altri. Il lionismo sta prendendo risvolti nuovi perché siamo entrati nel secondo centenario del nostro lionismo, e in questo secondo centenario ci aspettiamo grandi cose. Innanzitutto un progetto strategico mondiale che coinvolga più di 200 milioni di persone servite, e chiaramente questo fa sì che l'associazione riesca ad avere un'organizzazione strutturata in modo da poter svolgere questi service in modo eccellente per poter veramente arrivare all'obiettivo, e poi cercare di dare una forte motivazione ai soci, perché è attraverso i soci e attraverso i club che noi riusciamo a fare grandi operazioni di servizio per la comunità. Il codice etico dei Lions porta appunto a lavorare insieme, il detto l'unione fa la forza è assolutamente vero, insieme possiamo fare dei service più importanti, possiamo dare più visibilità al brand Lions, possiamo invitare più soci futuri a diventare soci dei nostri club, e poi questa grande compattezza ci permette di essere il territorio ideale per
valutare un'importante candidatura che sarebbe quella di portare a Rimini nel 2022 il congresso nazionale Lions. Un grande risultato per noi Lions del territorio, un grande risultato per Rimini, capitale dell'ospitalità. E siamo adesso al calcio, oggi in campo il Rimini, è arrivato un pareggio senza gol sul campo della Virtus Verona, vediamo. Il Rimini al Gavagnin Nocini vuole allungare la ministriscia positiva per presentarsi al meglio allo scontro diretto di mercoledì con il Fano. 3-0-0 nelle ultime tre giornate per la Virtus Verona, che non ha ancora vinto nel 2020. Colella ritrova Silvestro e Mendicino. Out gli squalificati Finizio Ambrosini e gli infortunati Candido Letizia, oltre al lungo degente Agnello. Linea verde in attacco, con in campo dal primo minuto Arlotti e Ventola, a segno contro il Modena. Partono meglio i padroni di casa. Al quinto ripartenza di Pinton, sfera Dogu che spara a fondo campo. Al decimo San Marco recupera palla sulla mediana e serve Magrassi che avanza, entra in area e crossa per il colpo di testa di Dogu, sfera oltre la traversa. Al 24esimo si vede in avanti il Rimini, calcio piazzato di palma respinto dalla difesa. Arlotti si coordina da fuori, la sua conclusione è bloccata da Giacomel. Al 35esimo traversone da destra di Messina, Calamai di testa incrocia bene ma l'incornata è morbida, nessun problema per l'estremo di casa. Al 37esimo Remedi recupera palla, Ventola mette in moto Arlotti che libera il sinistro, mira imprecisa. Un minuto dopo un paio di batti e ribatti, Magrassi serve Danti che lascia partire un bolide messo in angolo da Meli. L'ultima occasione della prima frazione è sul destro di Ventola che spedisce a lato. Al settimo della ripresa, apertura di Bentivoglio a sinistra per Danti, che guadagna le linee di fondo e mette al centro. Cazzolano sfrutta l'assist e poi Magrassi spedisce fuori. Al 17esimo, gran giocata di Cigliano, che vede l'inserimento di Arlotti. Pallone sfiorato, che termina di un soffio oltre la traversa. Al 19esimo, D'Affara tocca per Danti, pennellata per Magrassi, che non trova la deviazione aerea vincente per questione di centimetri. Al minuto 32 ancora D'Affara per Danti, palla questa volta in orizzontale per Bentivoglio che calcia, nessun problema per il portiere biancorosso. Al 33esimo, dopo una punizione dall'out di destra, Danti ci prova dal limite dell'area, sfera lato di poco. Al 43esimo Danieli dalla bandierina per il colpo di testa di Visentin, Meli blocca. Finisce 0-0, quarto pareggio d'occhiali di fila per la Virtus che sale a quota 32. Il Rimini in fila per la prima volta in questa stagione 4 risultati utili consecutivi e si porta a 21. Mercoledì alla Romeo Neri la partita della verità con l'Alma Juventus Fano. E torna come ogni sabato anche l'appuntamento con Ticvagli, Intrecci della Speranza. Vediamo allora un'anticipazione della puntata in onda questa sera alle 20.35. Le parole su cui si fonda Progetto Betania sono 5. Lo avete fatto a me, le parole di Gesù. Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno dei più piccoli, avete fatto a me. E noi cerchiamo, non noi, ma invogliare, parlare con le famiglie perché possano aiutare questi ragazzi a distanza, dando un contributo economico. Si chiama Sole Insieme ed è un cortometraggio tutto bellunese che affronta la delicata tematica degli hikikomori, quegli individui per lo più giovani che scelgono di chiudersi in casa per un disagio profondo vissuto nei contatti sociali. Questa storia racconta tante micro storie molto vicine a noi, molto più di quello che si pensi. Ci sono tanti ragazzi, più o meno giovani, soprattutto maschi, anche in provincia di Belluno ne sono stati stimati 200, che per le pressioni sociali, familiari o dei simili o anche scolastiche sentono di non poter reggere e decidono piano piano di non uscire più dalla propria stanza, da un mondo protetto. Per me leggere un libro è più difficile che andare a nuoto in Messico. Si intitola La Roma è secco se e più che una canzone è un messaggio sociale rivolto a tutti, giovani e adulti. Ho ricevuto un messaggio su Instagram di una ragazza che mi diceva: ciao, sono una ragazza dislessica e uso moltissimo le tue canzoni per studiare. Questa cosa mi fece riflettere, quanto ne so io che sono stato anche insegnante di dislessia, forse ho detto forse troppo poco, sarebbe bello provare a raccontare la dislessia in una maniera diversa. E allora è nata questa canzone d'amore, la storia di un ragazzo che si chiama Marco, dislessico, che è innamorato della sua compagna di classe che si chiama Alice.
tutta la mia vita è calcio. Mi ha insegnato tantissimo che come si può vivere, come si può affrontare contro i problemi. Per la legge iraniana, una donna non può giocare a calcio insieme agli uomini, né tantomeno farlo senza velo, e Shiva rischia il carcere. Rimane più di un anno in Svizzera e, esauditosi il periodo di asilo politico, si sposta a Genova. Dopo essere stata nel centro migranti nei pressi del San Martino, dove le condizioni di vita non sono semplici, viene accolta dalle sorelle Clarisse di Levi e poi dal villaggio del ragazzo. La federazione iraniana non mi lascia la tessera per giocare, non mi danno permesso. Quindi ora in questo momento ho deciso a fare qualcosa di calcio perché sinceramente non posso vivere senza calcio. E siamo arrivati in chiusura, come sempre vi ricordo per tutti gli aggiornamenti il nostro sito newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buona serata.